Bonjour, eccoci qui. Siamo davanti alla poderosa parete della Tofana di Roses e ci troviamo accanto al rifugio di Bona. Siamo sotto le Tofane e da qui ora partiremo alla volta del rifugio Pomedes. Oggi faremo la celeberrima ferrata Olivieri a Punta Anna e poi tenteremo addirittura di avventurarci sulla ferrata Aglio che ci porterà in cima alla Tofana di Mezzo. Ciao amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi verrete con me in cima all'imponente Tofana di Mezzo, sulle Dolomiti Ampezzane, alta 3.244 metri. Le Tofane sono dei massicci montuosi spettacolari che si ergono sopra Cortina d'Ampezzo. Durante la Prima Guerra Mondiale, proprio qui furono combattute aspre battaglie in quota fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Oggi invece siamo molto più fortunati, possiamo assaporare tutta la meraviglia di questi luoghi in pace, sfruttando in parte alcuni vecchi sentieri che risalgono a quel sanguinoso conflitto. Il nostro obiettivo è raggiungere la più alta delle Tofane, quella di Mezzo, attraverso le celeberrime ferrate Olivieri, o Punta Anna, e la Gianni Aglio. Quest'ultima in particolare ci permetterà di raggiungere la cima, percorrendo tutta la cresta sud, in un magnifico e impegnativo itinerario di quota, mai banale e con viste che spaziano su tutte le Dolomiti. Noi abbiamo scelto come punto di partenza il rifugio di Bona, raggiungibile da Cortina d'Ampezzo seguendo le indicazioni per il passo Falzarego. Consiglio di arrivare molto presto la mattina, questo itinerario è molto lungo ed è meglio prendersela con comodo. Dal di Bona si sale al Pomedes e si comincia con la ferrata Olivieri che sale rapidamente fino al Bivio, dove è possibile abbandonarla o ripartire con la ferrata Aglio, che, vista la stanchezza, la quota più alta e un ambiente complessivamente più severo, l'abbiamo trovata più difficile rispetto alla Olivieri. Dalla cima abbiamo preso la funivia Freccia del Cielo fino alla stazione Rifugio Ravalles, dove con il sentiero attrezzato Olivieri, da non confondere con la ferrata Olivieri, siamo scesi prima al Pomedes e poi al di Bona per concludere l'itinerario. Escursione molto impegnativa, riservata ad escursionisti esperti, dislivello positivo circa 1100 metri, tempo complessivo per l'escursione 8-9 ore. Ci stiamo lasciando il rifugio di Bona alle nostre spalle e qui davanti si apre la bellissima visuale sul gruppo del Cinque Torri e Averau e Nuvolau, qui in particolare l'Averau, e mentre qui abbiamo Passo Giau, questi qui sono i lastroni del Formin e questa qui è la Crolla da Lago. Siamo quindi in marcia per il rifugio Pomedes e da lì ammireremo la parete che ci porterà all'attacco della ferrata Punta Anna, sullo sfondo parzialmente coperta la Marmolada. Quest'anno la vediamo anche un po' più in forma del solito, con un po' più di neve, insomma. Questo ci rincuora. Ecco il rifugio Pomedes ed ecco parzialmente il rifugio Duca d'Aosta. Qui davanti abbiamo la conca ampezzana con Cortina d'Ampezzo e qui appunto il gruppo della Sorapis, l'Antelao e il gruppo del Cristallo. Qui davanti notiamo invece il Pomagagnon. Ed ecco il nostro attacco. Eccoci la partenza di questa nuova ferrata, tutta quanta da scoprire e da vivere. Quest'oggi la vivrò con Silvia, che la vedete adesso prepararsi. Sarà la mia retroguardia oggi e io la sua vedetta. Nel suo sguardo di oggi vediamo tutto lo stupore di questo posto. Siamo all'attacco e ci andiamo anche.
was off. Something about you was off, but I was too blind to see it. Don't love to know. Tofana di mezzo, 3.250. Qui davanti a noi una ragazza molto felice, felice di aver concluso un giro veramente pazzesco, pazzesco qui sulle tre tofane. Più precisamente abbiamo conquistato oggi la tofana di mezzo, la più alta delle tre tofane, con una vista che adesso ci sta veramente deliziando. Le montagne che questa mattina sembravano minacciose si concedono a noi con questa luce bellissima, veramente un giro veramente di soddisfazione, più lungo del previsto, devo dirvi la verità, però ecco, sicuramente siamo contenti di essere venuti e di aver approfittato insomma di questa giornata pazzesca, spettacolare.
Qui ci saluta anche la Tofana di Roses, la sorella, diciamo, minore di poco della Tofana di Mezzo, però ecco, molto speciale anche la Tofana di Roses. Vi invito a guardare anche il video sulla ferrata di Lipella che ho presentato qui sul canale qualche anno fa. Vi metto il link in descrizione anche qui. E ragazzi, eccoci qui, siamo ritornati al parcheggio del rifugio di Bona e da lì noi vi saluteremo. Ed eccoci qui ritornati al rifugio di Bona. È stata un'escursione veramente impegnativa, però non ce l'aspettavamo, vero Silvia? Decisamente no. Sì. Comunque ecco, un'escursione veramente molto impegnativa, siamo partiti molto presto questa mattina, con le dovute pause siamo riusciti, alle 4 siamo partiti, con le dovute pause siamo riusciti insomma a portarcela a casa. E ragazzi, veramente, come ho detto prima, un contesto bellissimo qui a Cortina, e le Tofane, ecco, sono sempre le Tofane, insomma, un contesto bellissimo. Quindi ragazzi, grazie per aver guardato, grazie per essere stati con noi fino adesso, e Silvia, te l'onore. Ciao! Ciao!